Non sai come spendere i punti attributo per i tuoi personaggi? Questo è il video per te. In questo video vedremo cosa sono i punti attributo, cosa potenziano e come usarli sulle varie razze o situazioni. Ciao, io sono Yatida. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di commentare qua sotto quale altra guida di Xenoverse possa servirvi. Detto questo, iniziamo. Cosa sono i punti attributo? I punti attributo sono dei punti che otteniamo ogni volta che saliamo di livello e possiamo utilizzarli per aumentare 6 tipi di statistiche. Le statistiche sono salute, aura, vigore, attacchi di base, super colpi e super colpi dell'aura. Ogni statistica non può superare il livello 125. In un prossimo video vi spiegherò come sbloccare la possibilità di portare le statistiche dal livello 100 fino al 125. Come funzionano le statistiche? La salute aumenta la vita massima dei nostri personaggi. Un livello 99 con salute a 0 avrà più o meno 24.500 punti salute, mentre con salute al 125 ne avrà 30.000. Personalmente reputo che questa sia la skill più sbagliata dove spendere i punti attributo. Questo perché dà troppa poca salute extra e ci sono statistiche molto più utili. L'aura aumenta le tacche di aura dei nostri personaggi. Un livello 99 con aura a 0 avrà 5 tacche di aura, mentre con aura al 125 ne avrà 10. L'aura è una skill che può essere utile avere al 125 in alcune situazioni. D'altro canto, in alcuni casi, 5 tacche di aura sono più che sufficienti. Il vigore aumenta le tacche di vigore dei nostri personaggi. Un livello 99 con vigore 0 avrà 5 tacche di vigore, mentre con vigore al 125 ne avrà 10. Il vigore è una skill estremamente utile che permette ai nostri personaggi di resistere molto a lungo nel corso della partita. Se bisogna avere una skill al 125, questa è al 100% la skill giusta. A fine video mostrerò come ottenere una super anima che incrementa il vigore e l'aura a livello massimo, anche avendo 0 punti su entrambe le statistiche. Perciò guarda il video fino alla fine. Gli attacchi base aumentano il danno massimo delle nostre prese, degli attacchi con quadrato e triangolo e delle sferette dell'aura che lanciamo con cerchio. Per una situazione basata maggiormente sul combattimento corpo a corpo è molto utile avere questa statistica a livello 125. In generale non è sbagliato migliorare questa statistica. I super colpi, che siano abilità di schivata, supreme o attacchi speciali, aumentano il danno massimo di tutte le abilità a colpo. Se utilizzate molte mosse di tipo colpo, è sicuramente la skill giusta da portare al 125. I super colpi dell'aura, che siano abilità di schivata, supreme o attacchi speciali, aumentano il danno massimo di tutte le abilità colpo dell'aura. Se utilizzate molte mosse di tipo colpo dell'aura, è sicuramente la skill giusta da portare al 125. In che modo spendere i punti attributo sulle varie razze? Prima di tutto, evitate di mettere punti attributo ovunque. A livello 99 il nostro personaggio avrà punti attributo sufficienti per migliorare fino a 3 statistiche a livello 125. Per quanto riguarda quale statistica migliorare, io vi consiglio di seguire questo metodo universale. Potenziate 125 di vigore, 125 di attacchi base e 125 di super colpi oppure super colpi dell'aura. Ovviamente dipende anche dal tipo di attività che si vuole effettuare. Per esempio, se avete un personaggio che utilizzate principalmente per farmare medaglie PT, è consigliabile utilizzare 125 di aura, 125 super colpi dell'aura e 125 di vigore. Prima di concludere, volevo elencare punti attributo essenziali per le varie razze e le loro abilità risvegliate. I Machine sono prefissati da Xenoverse per essere dei tank e con pieno vigore ottengono un bonus alla difesa. Le statistiche da mettere dovrebbero essere 125 salute, 125 aura e 125 vigore. Ma come ho accennato prima, si può variare e personalmente sul mio Machine non utilizzo né salute né aura. I Saiyan hanno gli attacchi base più potenti delle altre razze. Con tutte le abilità risvegliate che hanno, possono ricoprire una vastità enorme di ruoli. Le statistiche da mettere dovrebbero essere 125 attacchi base, 125 vigore e 125 super colpi o super colpi dell'aura. I terrestri sono la razza peggiore di questo gioco. Magari ci farò un video in futuro dove parlo delle varie razze. La loro abilità passiva è quella di ricaricare l'aura passivamente e con aura al massimo potenziano gli attacchi base. Le statistiche da mettere dovrebbero essere 125 attacchi di base, 125 aura e 125 vigore. I Namecciani iniziano a rigenerare la salute quando diventa troppo bassa e utilizzando oggetti in battaglia ottengono una quantità maggiore di contenuto rispetto alle altre razze. La sua abilità risvegliata diventa gigante mira tutto sulla resistenza del vigore e la potenza di attacchi base. Le statistiche da mettere dovrebbero essere 125 attacchi di base, 125 vigore e 125 aura o salute. La razza di Freezer ha una velocità maggiore rispetto alle altre razze e questa velocità aumenta col diminuire della salute. La sua abilità risvegliata migliora notevolmente i colpi dell'aura.
Le statistiche da mettere dovrebbero essere 125 super colpi dell'aura, 125 vigore e 125 aura o attacchi di base. Come avere aura e vigore al massimo senza spendere punti attributo? Come ho detto mentre vi parlavo del vigore, c'è un modo per avere aura e vigore al massimo senza spendere punti attributo su di essi. Questo è possibile grazie alla superanima Potere, un sacco di potere fantastico, ottenibile nella missione parallela numero 134. Una volta equipaggiata, porterà automaticamente aura e vigore a livello 125. Attenzione però, perché per avere 10 tacche di aura e 10 tacche di vigore è essenziale utilizzare una QQ Bang che dia 5 tacche positive su quelle statistiche. Per questa guida è tutto, spero che il video possa esservi stato utile. Commenta qui sotto quale altre guida di Xenoverse possa servirti. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Yeti Ita!